Andiamo col francese, così ho fatto anche più senso. Senti, io fa. Aspetta. Perdonami, scusa. Quella vera almeno. Sì, sì. Scusa, posso chiederti una cosa? No, no, non si... chi può... tu mi puoi dire una cosa, voi siete sì, 005. Siamo la campagna 005. Cioè? È la campagna promossa da 52 organizzazioni della società civile italiana, sindacali, ambientaliste, associazioni di movimento, che richiedono l'implementazione sui mercati finanziari globali, in particolare europei, in questa fase politica, di una tassa sulle transazioni finanziarie. Quindi 005 sarebbe la tassa sulle transazioni finanziarie? 005 è il tasso che verrebbe pagato su ogni transazione finanziaria, che chiediamo di essere implementata su tutti gli asset finanziari, quindi azioni, obbligazioni, derivati, transazioni valutarie, certo, eccetera. Certo, quindi la speculazione breve durata sarebbe penalizzata. Esattamente, il beneficio di questa tassa è frenare la speculazione ad alta frequenza, in cui volume... Però non è la Tobin Tax esattamente. No, la tassa sulle transazioni finanziarie è un'evoluzione della Tobin Tax, dal momento che Tobin propose una tassa, un piccolo granello di sabbia nell'ingranaggio della speculazione sui mercati valutari. Ma quel signore alle tue spalle è stato discepolo di Tobin, quello... È stato il discepolo di Tobin, così come Mario Draghi è stato il discepolo del professor Caffè, che hanno messo in allarme i propri allievi su quello che poteva capitare sui mercati finanziari, su come l'economia poteva finanziarizzarsi, eccetera, e quanto pericoloso questo fosse per quanto riguarda gli impatti sugli stati, sulla società civile, sulle popolazioni. E, che momentaneamente non danno ragione e credito ai propri maestri. Noi speriamo in realtà che Monti, che ha cambiato la posizione rispetto al governo Berlusconi, possa diventare promotore di una azione di implementazione di questa tassa in Europa, se non in un'Europa 27, visto che ci sono resistenze da parte del Regno Unito in particolare, da parte di una coalizione di paesi volenterosi, magari anche con la procedura di cooperazione rafforzata, che richiederebbe la partecipazione di 9 paesi membri per procedere con l'implementazione di questa misura. Un mio dubbio personale, poi ti lascio in pace. Ma se in Italia e nel mondo una classe finanziaria molto ristretta ha contiguità e influenza sulla politica, sì, si snatura un po' il significato della parola democrazia, no? Diciamo che se vogliamo contestualizzarlo nel discorso, nel filone della tassa sulle transazioni finanziarie, devo dire che c'è una parte di classe politica, mi viene da pensare alla stessa Commissione europea e al Parlamento europeo, che difendono in realtà estremamente questa misura. Anche alle nostre spalle, al Parlamento italiano, sono state approvate mozioni, risoluzioni, disegni di legge, eccetera. È una questione di effettiva volontà politica. È vero che la pressione delle lobby finanziarie è molto forte, ma è altrettanto vero che la società civile sta cercando di fare da bilanciere, e in un certo senso ci sta riuscendo. Basta vedere le adesioni formali dell'ANCI, dell'UPI, di parlamentari alla stessa proposta, anche in maniera bipartisan, allo stesso Parlamento. Dici, qualcosa potrebbe uscire. Assolutamente sì. Noi ci... Senti, ti devo chiedere se posso mettere su YouTube la tua intervista e se vuoi dire come ti chiami. Io mi chiamo Misha Maslennikov e faccio parte del coordinamento della campagna 005, e puoi assolutamente mettere in intervista questo spezzone su YouTube. Grazie. Grazie a te. Se mi chiede perché passo la mattinata qua, sicuramente perché credo che possiamo fare la differenza e che possiamo cambiare qualcosa. In questo momento stiamo dando un messaggio molto specifico, che è quello dell'applicazione di una tassa sulle transazioni finanziarie. E lo stiamo facendo un gruppo di persone che lavorano insieme, lavorano bene, si divertono anche, come avrà potuto vedere, ed è un messaggio questo semplice ma anche importante, fondamentale per tutti noi, fondamentale per noi ma anche per la situazione finanziaria internazionale. Che grado di, questo è un mio grave dubbio, che grado di contiguità c'è tra la crema della finanza in Italia e nel mondo e la politica?
Ma io penso che la vera politica sia stata totalmente scavalcata dalla finanza, quindi il potere finanziario è stato totalmente sottratto a ogni tipo di controllo e quello è uno dei principali problemi che abbiamo. Il potere finanziario deve essere sottoposto a controllo, regolamentazione stretta e nulla deve poter sfuggire attraverso circuiti di paradisi fiscali o operazioni cosiddette over the counter. Quindi la buona politica sicuramente è stata totalmente, ha ceduto totalmente il passo alla finanza, una parte della politica è sicuramente consapevole del fatto che lobby finanziarie stanno portando un dissesto forte in paesi che potrebbero avere potenzialmente una sana economia. E come immagina che possa evolvere la situazione attuale? Noi immagino che l'Italia si possa schierare convintamente al fianco di un'Europa sana, di un'Europa che vuole essere politica, di un'Europa che vuole anche un'unione bancaria, di un'Europa che voglia essere quel sogno di Rifkin, quel sogno europeo, molto diverso dal sogno americano che doveva essere così, che doveva basarsi su obiettivi di politica e di coesione fondamentali e che invece ha ceduto il passo ad altre questioni, quindi alla protezione ciascuno del proprio territorio, al dubbio di poter mettere insieme i propri interessi, e invece deve essere così. Gli europei sono maturi e noi dobbiamo essere vicini a popoli come quello greco, a popoli come quello spagnolo, che oggi sono più in difficoltà di noi, ma che meritano il nostro rispetto e il nostro aiuto. L'economia è una scienza? L'economia è definita una scienza, è sicuramente una scienza, poi c'è un'economia buona che ha un orientamento al civile, al solidale, al sociale, alla sostenibilità, alla responsabilità sociale d'impresa e quella è la scienza buona. Poi c'è una scienza distruttiva che è quella della finanza speculativa, fatta di capitali criminali, fatta di evasione fiscale, fatta di lobby finanziari che tendono ad arricchirsi e quella è una scienza che va combattuta perché sulla furbizia danneggia quanti invece dovrebbero costruire una prospettiva migliore. Grazie. Grazie a te. Ce l'ha in mano. Le scene più belle invece le abbiamo in tedesco. Infatti ora la rifacciamo in italiano. No, è bella. Aspettate un attimo che cambiamo. Non ci sfugge niente, competitivo. Andiamo a metà. Facciamo le ultime in italiano. Ci siamo a posto.
Io ho finito, dai! Perché passa la mattinata qua? Perché voglio fare la mia parte e penso anche che questo tipo di animazione, di comunicazione raggiunga più facilmente le persone comuni e meno informate per parlare di temi che in realtà riguardano noi persone comuni e di cui non c'è abbastanza trasparenza oppure effettivamente notizie, informazioni a volte chiare o non tendenziose.